Il yoga si chiama boat pose. Allora sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù, addominali tesi, e su e scendo giù, e su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile, potete mettere una superficie instabile sotto i glutei, tipo cuscino. In questo momento ho una superficie non tutto omogenea e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari, e scendo giù. Continuiamo, su e giù, addominali più tesi possibile, su e giù, ancora due volte e giù, e ultima e scendi. Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate, perciò uno, due e cambio. E cambio, trattenendo proprio i vostri fianchi, non farli muovere, non inarcare la schiena. E controllo. Ok, ancora 45 secondi, continua. Vai, vai. E controllo, guarda l'ombelico. Ok, guardate il vostro ombelico, trattenendo sempre l'addome. Ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Vai, controllo, addominali tesi e tesi. Vai, vai, ancora 20 secondi più o meno, continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano dietro la nuca e l'altra che segue le gambe. Ok, ancora, trattengo, ancora 4, 3, 2 e relax. Passiamo al prossimo esercizio. Questo esercizio si chiama Russian Twist, lo potete fare con un peso o senza peso. Scendiamo giù a metà strada e cominciamo a girare il busto avanti e indietro. Ok, destra e sinistra. Io spesso lo faccio questo con Thunderbell, ok? Ma ti posso garantire anche senza Thunderbell funziona alla grande, ok? Addominali tesi, sempre tirando dentro l'ombelico più che possibile, ok? Facciamo questi bel addominali challenge, me l'avete chiesto, a me piace esaudire le vostre richieste, ok? Ci mancano ancora 35 secondi, ragazzi, continuiamo, destra e sinistra. Bella torsione, addominali tesi, immaginate che state proprio massaggiando organi interni, continuate, vai vai vai, addominali tesi, ci mancano 15 secondi adesso, 15 secondi, vai vai vai, ultima, ultimi, 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 e 5, 4, 3, 2 e 1. Passiamo al prossimo esercizio, bravo. Mettete le mani sotto le natiche, ok? Tenete sollevate le spalle e flettete le gambe, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax. Recupero. 3, 2, 1, ricominciamo. Scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax e tiriti su, recupero, 3, 2, 1, continuiamo, scendiamo giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relax e su, fantastici ragazzi, ci siamo quasi, 3, 2, 1, ricominciamo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio.
Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo. 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2. Andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora. Torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, and 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, 1, spalle, 2 fianchi, 2 e singoli fianchi, 1 fianchi, spalle, 2 fianchi, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eccellente, passiamo sul prossimo esercizio. Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi, tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione, andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate, ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi, tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok, ci siamo, saranno l'ultima, 5, 4, 3, 2, 1, e relax, ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale, invece questa è una nuova plancia laterale in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi, una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi, sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia, ci mancano ancora 10 secondi da adesso, continui. Continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima. 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte, subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok? A arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole,
che se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce. Ok, ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda? Ok, mi piace tantissimo. Tantissimo mi piace le planche, perché le planche mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo. Dai, 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 dai. Spingo in avanti, tira, tira. Ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora. E le ultime 5. 4, 3, 2, 1 e relax. Passiamo sul prossimo esercizio. Altra variazione sulle planche, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba, ok? 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai, in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattiene la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai, 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 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome, tieni la posizione, ok, appoggia e passiamo al prossimo esercizio, eccellente. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale, ok? Teniamo la posizione più possibile, ok, continuate, tenete la posizione, potete sollevare e scendere volendo, ok, su e giù, ok, piccole piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria, perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo, mantenendo l'eleganza, ok, l'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi, ok. Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria, perché se sono in movimento, però adesso piccola torsione, ok, adesso diventa difficile, adesso diventa un bel allenamento e continuiamo, ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte, ricordate che potete, ok, interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete, ok, questa è la cosa importante, recuperi, sì, relax, ma non utilizzate i recuperi come scusa di non fare più niente, ok? Cambiamo dall'altra parte, seduto sulla parte più cicciottosa del gluteo, incrocio le gambe, ok? Tengo la posizione e qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su, ok? Un'isometria, decidi tu dove ti senti meglio sulla schiena, ok? Questi sono movimenti che ci devi crescere, ok? Quando io ti faccio il minuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non serve questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti. Addominali tesi. Grandi sorrisi, ok? L'addome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio di oggi. Ci mancano ancora 7 secondi. Continuate. Vai, vai, vai. Ci siamo. 4 e 3 e 2 e stop. Eccellente. E andiamo subito sul prossimo esercizio. L'altra cosa bella delle planche, sai qual è? È che possiamo... Ok, in posizione. Cominciamo. Dondolare destra e sinistra. Ok, piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio e va, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok, il carico, che permette probabilmente avere piccoli micro
recuperi durante l'allenamento, e questo ti permette di fare di più. Facendo di più avremo più risultati. Ok, ancora 30 secondi, continuiamo. Proprio un dondolo, destra e sinistra, e destra e sinistra, continuate, vai vai vai, addominali a go go, e vedrete che anche quando facciamo tante planche, l'altro beneficio di fare tutte queste planche è che ti aiuta la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2, e passiamo sul prossimo esercizio.